acclamati dal pubblico, abbiamo al sassofono, che è tutto fuori, dentro... Alessio Dal Checco al sassofono tenore. E Mr. Gioele Fumagalli alla chitarra. Questi baldi giovani ci presentano un loro progetto che si chiama Sguardi Terreni. Giusto? Giusto. Tutto giusto. Benissimo. Che dite di dirci qualcosa su che cos'è questa cosa? Perché? Come vi è venuto in mente? Volentieri. Quando mai? Volentieri. Quando mai? Cioè, ma perché? Cioè, ma con tutte le cose che avete da fare? È acceso. Cosa? Dici? No, nel senso, cosa stai facendo? Cioè, cosa, perché? Niente, allora noi siamo un duo con varie astronavi, come potete vedere, mm-hmm. E vi proponiamo principalmente composizioni nostre, con qualche, anche abbiamo un paio di standard jazz, quindi attenzione, però insomma diciamo sottovoce, perché insomma sennò scappano tutti qua. Tenta quello che dici. Sì, esatto, quindi. E niente, a un certo punto vedete tante lucine che si accendono, colorate, quindi è bello. Anche se noi saremo scarsi, le lucine valgono tutto. Quanto. E niente, inizieremo con Ashra, che è una mia composizione. Continueremo con una nostra composizione che è Pancake, ma... composta insieme. Punk, che è una nostra, detto, scritto punk cake, punk, però è cake. Pancake per staccato e attaccato. Tutto attaccato. Non è importante. Quindi, però è punk. Quindi la K di punk fa parte di cake. No, no. È punk. C'è KC. KC. Bellissimo. Pazzesco. Come le Wacos. Pazzesco. Incredibile. Ed è nato come. A seguito di una prova. Cioè, allora, noi di solito quando proviamo, ci troviamo, siccome siamo in due, questo è il bello di essere in due, possiamo provare a casa nostra rispettivamente, certo. No? Solo che a casa mia c'è un posto dove si può andare a fare colazione per i celiaci. Facciamo notare che c'è la presenza di un celiaco nel gruppo, che è il disadattato. Dal Checco, qua. In questo caso. Hai visto? Ed è molto buono, dovreste venire, ok? Dal Checco molto buono. Sì, esatto. E come conseguenza di questa, cioè, è come se si fosse instaurato una specie di rito, no? Cioè, quando lui viene da me, la prima cosa che si fa è andare lì prima delle prove, ci si sfonda. Okay? E quindi, siccome eravamo in zona gialla, già, vero? Sì, sì, che eravate in zona gialla, perché ovviamente altrimenti non già in zona gialla. È chiaro che eravate in zona gialla. Cioè, mi sembra ovvio. Ovviamente, zona bianca, forse. Zona bianca. Zanna bianca, quasi. Zanna bianca, esatto. E, la giornata era abbastanza uggiosa e sentimenti misti diciamo, che possono essere ricollegati alla parola panca a questo punto, alle 20 un po'. E alle 20 pizzette, potenti ingerite, abbiamo creato questo brano che rappresentava bene la transizione dal momento del rito a quello che succede però dopo di solito. Pezzo, però questo è il secondo pezzo. Ok. Gli altri ci vediamo dopo. Perché? Ok, va bene. Sì. Quindi ripetiamo il nome del primo pezzo. Ashra. Sì. Alessio Dal Checco, Gioele Fumagalli. Thank you.
rifamo, perché è più bello. Vabbè, il pubblico l'abbiamo movimentato. Sì, quindi va bene. Va bene. Era una prova. No, ma era tipo, questo era tipo quando Goku incontra i suoi nemici e dice questo era solo il riscaldamento. E poi sta per mezz'ora così a caricare, esatto, il C. Thank you.
E questa era Ashra, giusto? Ha un ha una provenienza, un nome di un oggetto di del tuo desiderio, qualcosa da dove arriva? Ma dalla fantasia pura. Con vaghi rimandi orientali, ma come magari si poteva sentire, ma per il resto c'è da un po', tra l'altro. Sì, sì, sì. È da un po' che l'ha fatto, non è non è recente. Togli la mascherina se vuoi, tanto siete solo due. Tranquillo. Mi sentono da qua? Forse ecco. Forse così è meglio, ok. No, è un brano che dicevamo che è già da un po' che lo suoniamo anche con altre formazioni e ogni volta viene abbastanza diverso. Soprattutto con l'inconveniente degli effetti che non... No, sto scherzando. Ok, quindi adesso la tua bellissima narrazione precedente non è stata apprezzata. Non è stata... No, non c'era il caso pubblico, di, quindi... Sarebbe il caso di... A questo punto... Ripetita Juvent. Devi... No, vai tu, spiegala tu. Quindi sei celiaco, dicevamo. Quindi, detto un po'... riassumendo, la celiachia... porta alla produzione di brani, quindi se siete celiaci scrivete un sacco di musica perché, no vabbè, a parte gli scherzi, dicevamo che questo brano che si chiama Punk Cake, scritto tutto attaccato CKC, che è una cosa strana che normalmente non ci dovrebbe essere, è nato come conseguenza di una ritualità che abbiamo. Allora, siccome siamo in due è facile provare, perché in due non devi andare in sala prove, non devi spendere soldi, non ci sono le menate che di solito ci sono. Li spendiamo in pizzette però, invece che pizzette in celiache. Esatto. Cioè le pizzette sono celiache. Le pizzette. Esatto. Okay. Anche la farina. Ok. E quindi, come conseguenza di questa famosa colazione che facciamo prima delle prove a casa mia di solito, abbiamo deciso di creare questo brano in una giornata un po', insomma, piovosa, un po' incavolata, un po' un misto di varie cose. Quindi punk sarebbe la prima parte del nome e poi cake perché noi ci sfondiamo in questo posto di torte, di pizzette, eccetera eccetera, e quindi dall'unione di queste due cose è uscito questo brano Pancake. Pancake. Thank you.
Ok. Yes. Volevamo spendere due parole intanto per dire una cosa che non abbiamo detto all'inizio, che è il fatto che voi siete i primi a suonare. Giusto. Vai, bro.
siete prima di una, esatto, di una rassegna che stiamo facendo partire qua il giovedì con una serie di concerti di gruppi che portano musica scritta da loro, e che abbiamo voluto fare anche un po' per cercare di includere tutta una serie di gruppi che fanno un po', fanno tante cose e che non, in realtà non si fermano a... Vai. In realtà perché le serate di scacchi non andavano per un cazzo, dillo. Cioè, quindi... Anche se in realtà non è vero, ho dovuto lottare. Col ping pong siamo bravi tutti, ma col scacchi... In realtà sai che ho dovuto lottare, cioè, sì. No, ma gli scacchi, ho un sacco di gente. Il ping pong lo puoi mettere qua, guarda, c'è spazio giusto. Anche adesso? Sì. Lui lo proponeva, guarda che ma infatti, potrebbe succedere veramente questa cosa. Gli scambi. Per cui tutti i giovedì facciamo questa roba, c'è il gruppo e c'è la diretta. E quindi c'è sempre questa cosa per cui si dice cazzate a vicenda. Basta, chiuso il parentesi, basta. Andiamo avanti. Moving on. Pezzo, un altro. Pezzo. Veramente? Scritto da? Che John, scritto da... No, sembrava un modo per dire andiamo avanti. No, quindi. No, Moving on è il pezzo, è il titolo, okay, del pezzo. Scritto da un fessacchione. È scritto da lui, dai. Scritto da te, maledetto. Sì. Vuoi dirci qualcosa su questo pezzo? Ma ti è uscito così? Primo pezzo che ho scritto, non so. Quindi, proviamo. Proviamo, vediamo come esce. Oggi? Sì, è serio, è molto serio adesso, stasera, ma fa bene, ci vuole... No, non è terrorizzato, è... No, è terrorizzante. Tu prima dicevi... Bene, niente, quindi moving on. Questo per dire che c'è anche un'altra persona di fianco a me che inquadro con questa telecamera, che si chiama Federico De Zotti, su cui farei un applauso. Mente, corpo, anima, cuore di tutta sta storia. Va bene, moving on. Thank you.
Stai guardando le previsioni del meteo? No. Controllavamo la scaletta. Giustamente. E questo pezzo, non vuoi dire qualcosa in particolare su questo pezzo? Un pezzo che tu hai scritto a un certo punto. Sì, così. Il significato del titolo è tipo, a un certo punto lo finisco, quindi vado avanti. Sì. A libera interpretazione. Finisci e poi vai in alto. Sì, sì. E adesso? Adesso Nardis, che non è nostro, però insomma, sarebbe stato bello e forse è di Miles Davis, forse no, chi lo sa. Chissà. Per chi conosce Miles Davis, insomma, un fessacchione anche lui, con la tromba. Un po' come voi. Un po' come noi, esatto. Solo che lui aveva la tromba. E niente, quindi Nardis, fatta un po'... Basta, tu dici Nardis. Nardis, già il nome, il titolo, vedi? Dice tutto, esatto.
Raga, bellissimo. No, seriamente, veramente figo. Adesso dal Checco, Gioele Fumagalli. Meteo, che dice? L'orietto C dall'altra parte. Allora, questo brano era conosciuto, diciamo che ma, insomma, chi è un po' nel giro, no, diciamo. Quindi, no, quindi non lo conosceva nessuno, però esatto. a noi piaceva molto. Okay. Ed era un brano della tradizione comunque, no? Bello perché non è... Si trova nel Real Book che è... Ma che è? La Bibbia del Jazz. Dove stanno tutti gli spartiti per chi non c'ha voglia di trascriversi le cose a orecchio. Ah, praticamente questa è la verità. Quindi voi due. No, noi a orecchio. Sì, vabbè. Hai mai sentito questo arrangiamento da qualche parte? Qui, adesso, stasera. Esatto. No, beh, a parte gli scherzi. Adesso il brano, faccio un brano. Introduttivo io. Sai che vuoi? No, ma sei qui. Offeso. No, sei offeso, dai, qua, poverino, sì. Fallo suonare. È un brano che beve suo drink. Volevo cacciarti. che ho scritto io ed è un brano introduttivo a un altro brano che faremo subito dopo collegato che abbiamo scritto insieme quest'altro brano, quindi il mio brano si chiama Abbraccio. Ok. E vabbè, è dedicato a una persona che questa sera purtroppo non ci può essere. E... Che è la tua compagna, immagino. Sì. Sì, sì. No, sì. Non volevo... Sì, sì, sì. E, il secondo brano si chiama Dawn, quindi D-A-W-N. Alba. Alba, sì, diciamo. L'abbiamo scritto come... Diciamo... È molto felice, sì. Quindi presuppone che... Ci sono pareri contrastanti. Ok, giusto, giusto. Quindi quello di prima... Quello di prima era un po', dire, non era triste però, era un po' crepuscolare. Ci piace. Ok. E niente, quindi prima Abbraccio e poi Don, che lo colleghiamo subito senza poi parlare, che è meglio. Ok, va bene. Gioele Fumagalli. Gioele Fumagalli.
Thank you.
Grandi raga, grazie. È impegnativo fare queste cose. Quindi i pezzi erano, ripeteteci i nomi. Allora, io sì, il primo era Abbraccio. Bellissimo. Grazie. Bravo cazzo, davvero. Grazie. Vabbè, fa niente. E il secondo era Dawn, scritto D-A-W-N. Per Alba, Alba. Alba, Alba. Ed è, diciamo, Jessica. Il brano dell'inizio. Jessica, Jessica Alba Parietti. Ah, giusto. Stavo immaginando proprio lei. E niente, adesso interrompiamo i brani nostri, purtroppo. No, scherzando. Ce ne saranno altri dopo. facciamo il secondo standard del nostro set, che è okay. Numero 2, che è Naima. Di John Coltrane. John Coltrane, che è un famosissimo. Vai, la non si può dire. Non lo so. Si può dire, non si può dire. Che ha suonato tantissimo il genere jazz. Jazz. Mannaggia. Ok. Niente, faremo una versione che adesso sentire. Vediamo un po' come. Ma quindi era triste o era felice Dawn? Ah, è un'ottima domanda. Questa è un'ottima domanda. Vabbè, io dopo. Era un po' in bilico tra le due, tra le cose. Però dà speranza. Dai. Qua dicono felice. La destra dice felice. La forse è melancolico. 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 Beh, che comunque non è necessariamente triste. No, ma infatti. Ma ognuno lo percepisce diversamente. Questo è bello. La speranza rassegnata. Sì, basta però. Cioè. Sempre peggio. No, lì succedono cose peggiori. Quindi Naima e John con il train. Thank you.
Naima, giusto? Non sembrava, vero? No, beh, dai, sembrava. Quelli che la conoscono sembrava. Pochissimi, veramente pochi. Questo? Quasi nessuno, però era sembrava. L'unico brano un po'. Uguale. Avevo scritto tutto. Un po' così. Quella? No, prima sentivo che si dileggiava il Real Book. Ah, sì. Sentivo che c'era della maretta sul Real Book. L'amarezza sul. C'è da dire che in molte versioni sti accordi qui sono scritti sbagliati. Non so se. Ma perché tu la sai la storia del Real Book? Sì, che l'hanno scritta delle persone che non erano molto nelle loro facoltà mentali nel momento in cui l'hanno scritta. No, lo facevano gli studenti, lo facevano. Esatto, però sì. Tu immaginati un piccolo Gioele a 17 anni che fa armonia 1. Scrivo gli accordi di Naima. Tac, è tutto sbagliato, giustamente. Va bene, adesso il prossimo brano cos'è? Sei tu? Ok. È un brano che ad ogni set viene diverso. Si chiama Pedale. Ale scritto con la maiuscola. Non male. Alessio. Scritto da. Ma Ped però è brutto. Cioè. Pedalino. Aleino. Non lo so. Ped c'è comunque. Vabbè. E quindi l'idea è che parte tutto da un'idea del sassofonista e viene sempre diverso, però non si sa come. Quindi vediamo un po' cosa succede. Bello. Vuoi dire qualcosa su questo Ped? No, non so, sono ancora. Devo pensare io adesso. Ok, scusa, non volevo disturbarti. Prego, prego.
C'è stato, eh? Ma non le spaziali, qua, anche, non si capisce mai quando finisce. Grande storia. Abbiamo apprezzato molto. Va bene, e continuiamo con gli ultimi due brani, se ci abbiamo tempo. Sì, certo. E, il prossimo è Peaceful. Quindi dopo tutto sto marmaglia, cozzaglia di roba, facciamo una roba proprio. Scritto tu? Sì, purtroppo. Ti tocca. Succede anche questo. Cioè, se scrivi tu, però scrivicene uno, prossima volta ce lo suoniamo. Ok. Prossima posto. Volta. Posto. Peaceful. Come si chiamava questo pezzo? Peaceful. Peaceful. Mi lasciamo con l'ultimo che vi presenta lui. Vai. Ah, ok. L'ultimo brano si chiama Metamorphosis, perché siamo indecisi se chiamarlo in italiano o in inglese, non abbiamo ancora capito questa cosa.
Per il momento è in inglese, Metamorphosis. C'è sta S che fa un po' da... Sì, ma perché in realtà è un'idea... Cioè, l'idea è che questo brano è un po'... è minimale, quindi procede su una sequenza di accordi molto scarni, con, diciamo, della ripetitività in un certo senso, e quindi i movimenti vengono creati da altri parametri che non sono quello armonico. Bensì le dinamiche, le agogiche. Le agogiche. Che vuol dire? Infatti, che piano, vuol dire... forte, lento, veloce. Ho detto in poche parole. Okay. e niente, basta. Vediamo cosa. E poi vi salutiamo a questo punto perché è l'ultimo brano. Salutiamo dopo. Vi salutiamo dopo. Facciamo una cosa social. Giusto. Facciamo un sondaggio per gli ascoltatori. Quindi. È giusto, qual è la versione italiana? C'è un... Vabbè, c'è PH, dai. Metamorphosis, giustamente. Invitiamo, per chiunque volesse scriverci la sua versione di Metamorphosis o no. Prego. Thank you.
Grandi raga, grazie. Grazie, grazie a voi. Alessio Dal Checco. Grazie Fumagalli. Bravi. Grazie alla corte. Grazie John. Grazie a Fede. Che serietà, effettivamente. Minchia, è bello cazzuto stasera. A chiunque sia venuto. E grazie a chi ci segue da Twitch.